Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia patate e rosmarino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti più 4 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di semola, farina di tipo Manitoba, acqua, sale, lievito di birra fresco, olio evo, zucchero, patate tagliate a fettine sottili e sbollentate, rosmarino, olio evo, sale e formaggio tipo tuma o provolina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di tipo Manitoba. La semola. L'olio. E il sale. Ed azioniamo il bimby per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto. Trasferiamolo in una ciotola unta con un po' d'olio, copriamola con pellicola trasparente e ripuliamolo in forno spento con luce accesa per almeno 3 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, trasferiamolo in una teglia rivestita con carta da forno. Estendere con le mani. E facciamo lievitare ancora per 40 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto. Adesso con le dita pratichiamo una piccola pressione. Spennellare la superficie con l'olio. Posizionare il formaggio. Mettere le patate a fette. Spennellare con olio. Polverizzare con del sale. E mettere dei rametti di rosmarino. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 25-30 minuti. La focaccia è cotta, serviamola. Focaccia, patate e rosmarino. Grazie e alla prossima ricetta!